come hai visto dai pannelli, in pratica c'è una specie di cronistoria di quello che succede in zona, che è successo a Siderno. Noi dagli anni 80 che lottiamo per l'ambiente in genere, per l'ambiente specifico, per fabbriche chimiche che hanno posto sul territorio. Cioè, in pratica qua non si capisce chi ci comanda, non solo chi ci comanda, ma anche la gente che se ne frega assolutamente di quello che succede. Noi negli anni passati, 20 anni fa, 25, 30, abbiamo fatto mostre fotografiche dove si vedevano cumuli di macerie nelle fiumare, cumuli di macerie lungo la ferrovia, sulle spiagge. Da 20, 25, 30 anni a questa parte è cambiato molto poco. Cioè, a parte chi comanda, che in pratica evidentemente non ha nessun interesse di questo tipo, quando qua noi abbiamo un ambiente da conservare per poter proiettare poi nel futuro un discorso turistico di lavoro per i giovani, perché c'è una situazione, come sappiamo tutti, incredibile. Va bene. Ma a questo punto insistono di nuovo a fare insediare al centro del paese una industria chimica della quale non sappiamo nulla, perché noi non sappiamo né che cosa produce. Noi stiamo chiedendo il diritto di sapere sul nostro territorio quello che si produce, va bene? Noi non siamo contro i posti di lavoro, perché qualcuno può dire che noi siamo contro i posti di lavoro, che lavorano 5-6 persone e perderanno il posto di lavoro. Io vi racconto un episodio. Alcuni anni fa sono venuti gente da Montreal perché volevano fare un villaggio turistico a Siderno. Abbiamo insieme ad amici trovato un po' di terreni disponibili per questi. Quando hanno visto l'industria chimica, SICA, insediata al centro del paese, questi di Montreal hanno detto: grazie, ci dispiace, se questo è il vostro biglietto da visita, noi ce ne torniamo in Canada. E adesso hanno investito in Perù. Va bene? E quello là creavano altro che 6 posti di lavoro, creavano molti di più. Intanto noi ci troviamo carcerati in questo tipo di ambiente, che se viene qualcuno ti vergogni pure di portarlo in qualche posto, perché non sai che cosa incontri, se incontri immondizie, se incontri macerie per strada. E i cittadini sono pure colpevoli, oltre diciamo, a chi governa, alla mancanza di controllo. Sono colpevole perché i cittadini è come se in pratica non gli interessasse nulla, è come se avessero il letto pieno di cimici e di pidocchi e dormissero beatamente ugualmente. E vede, oggi è il 2 giugno e abbiamo messo questi pannelli nell'ambito della manifestazione. Perché? Perché in pratica noi abbiamo iniziato quando, oggi la Repubblica c'ha 70 anni, noi abbiamo iniziato quando la Repubblica aveva 40, quando la Repubblica aveva 50, e niente è cambiato perché il territorio è stato consegnato nelle mani di gentaglia senza patria e senza onore. Questo è il problema. E col beneplacito di chi comanda e della popolazione tutta. Dagli anni 80 uno dei primi movimenti ecologici e ambientalisti è stato il movimento ecologico Pantalizzi. Facemmo una grossa battaglia per poter chiudere la fabbrica, venne chiusa poi negli anni 80, no, 83. E allora noi abbiamo sempre sostenuto che il nostro ambiente, l'aria, no, debba essere sana, in quanto noi, movimento e zona turistica, non possiamo ricevere tali industrie che poi vengono affidate nelle mani di personalità, personaggi discutibili, diciamo, quantomeno. Allora, durante gli anni, e noi allora ancora ci sono dei bidoni, dei fusti che non sono stati analizzati. Ogni tanto vengono, prelevano il terreno, fanno finta di fare delle analisi, che poi queste analisi nessuno sa, nessuno come sono andate a finire. Allora noi chiediamo che il comune, anche quello attuale, che c'entra poco in queste cose, ma che deve essere garante per i cittadini. Noi non vogliamo più che a Siderno si distrugga. Si è tentato anche di mettere la discarica di Rugliano. Fortunatamente noi abbiamo evitato di farla mettere. E allora le lotte occorre farle prima che avvengano i disastri, perché subito chi deve fare il profitto
va e propone di, voglio dire, una cosa che a loro modo è una cosa bella. Poi col tacito assenso molte volte nascono le fabbriche e le industrie chimiche. Noi non vogliamo più che questo avvenga. Un appello accorato alla popolazione, perché si renda conto che il futuro dei nostri figli, che è già messo a dura prova in quanto continua l'emigrazione dei nostri, dei migliori cervelli giovani, perché in 50 anni in questo territorio non si è costruito nulla, anzi, facendo un bilancio pacato e sereno, rileviamo che si sono solo persi posti di lavoro e continua un'emigrazione massiccia verso altri paesi, non solo del nord Italia, ma soprattutto ormai verso l'Europa. Questo territorio, ce lo diciamo da una vita, ha mille prerogative per essere un territorio felice, garante del futuro di tutti i nostri figli che devono emigrare, e non è, è una, un suicidio, un autolesionismo che fa rabbia, perché questo territorio racchiude in sé una miriade di potenzialità inespresse. Io sono ormai invecchiato e ho un rammarico nel cuore molto forte, e quando vedo i giovani emigrare, io, per me è una sconfitta, perché non siamo riusciti in mezzo secolo a cambiare le cose in senso positivo. Per un attimo solo diciamo due piccole cose: abbiamo una ricchezza inestimabile, sia in termini di cultura, di storia e di bellezze naturali. Ne vogliamo citare qualcuno: il polo archeologico di Lofi, le terme di Antonimina e tante altre, il mare, i boschi a portata di mano. Eppure siamo stati così bravi a non saperne utilizzare neanche una di queste risorse. È una sconfitta di questa cosiddetta società civile che continua a tenere questo territorio in una situazione di grandissima povertà e di grandissimo disagio. Per cui, se aggiungiamo a questo che in questo territorio non sappiamo fare altro che attentare anche all'ambiente, il gioco è fatto, e vuol dire che allora possiamo dire tranquillamente che non c'è alcun futuro. E questo è sicuramente una sconfitta per la cosiddetta società civile che ha permesso queste cose. Allora dico agli amministratori, col cuore in mano, riflettete un attimo, pensate ai figli e ai nipoti. Noi abbiamo fatto la nostra vita, ci rimane il rammarico di non essere riusciti, anche con tutto l'impegno possibile e immaginabile che ci abbiamo messo in tante iniziative che ci hanno visto impegnati, e purtroppo abbiamo lottato sempre e sbattuto il muso su muri di gomma. È una sconfitta che fa male al cuore. Per cui questo territorio non ha futuro se si continua su questa strada. È chiaro che bisogna cambiare, assolutamente, perché abbiamo un mare di disoccupati, abbiamo una serie infinita di ammalati di tumore, perché è un ambiente che non è, continua a non essere tutelato, e quindi ci ritroviamo a combattere con malattie gravi e ad avere in tante famiglie malati di questo tipo. Perché questo sembra una maledizione? Perché questo territorio non può avere un futuro con le risorse che ha? Perché dobbiamo continuare a non voler bene ai nostri figli, ai nostri nipoti? Io non posso dire che è questo. Chi ha responsabilità politiche e amministrative si faccia un esame di coscienza, e se lo faccia seriamente, se vuole uscire per strada e avere la tranquillità di dire: io sono un cittadino per bene, perché lavoro e voglio bene a questo territorio.